Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi realizziamo il trucco che indosso in questo momento con la palette che avete visto nello scorso video, che è la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills. Voglio spendere proprio 30 secondi di questo video per ringraziarvi tantissimo di tutte le cose carine che mi avete scritto nel video scorso. Ancora non ho avuto modo di rispondervi e di mettere i miei soliti cuoricini. Però ho letto i vostri commenti e vi ringrazio davvero tantissimo. Per chi non l'avesse visto, è il video in cui mi hanno mandato alcuni prodotti, tra cui appunto la palette di Anastasia Beverly Hills, e ho fatto un video unboxing. Vi ho detto, ragazzi, fatemi sapere se può dar fastidio che vi faccio vedere che cosa mi hanno mandato, perché sembra che mi sto vantando. Invece mi avete lasciato davvero dei commenti carinissimi. Io voglio davvero ringraziarvi con tutto il mio cuore. Spero di potervi incontrare e di darvi un abbraccio gigante a tutti quanti, perché siete davvero fantastici. E niente, volevo appunto ringraziarvi. Il tutorial di oggi ovviamente non l'ho realizzato solo con questa, cioè sugli occhi ho utilizzato solo questa, però ho provato ad esempio anche il rossetto e il correttore che mi hanno mandato, e quindi se volete vederli in azione guardate il tutorial. Questa è la seconda volta che utilizzo questa palette, l'ho utilizzata anche ieri, però ho giusto preso un paio di colori da usare nella piega dell'occhio. Mi sembra molto molto carina, non posso ancora farvi una recensione dettagliata perché appunto l'ho utilizzata soltanto 2 volte, però i colori sono super scriventi. Ah! I colori sono super scriventi, si sfumano una vera si sfumano una meraviglia. Ragazzi, se vi facessi vedere tutti i pezzi che ho tagliato in questo video, ho fatto tipo un sacco di volte. Si applicano benissimo, si sfumano benissimo, sono super pigmentati. L'unica pecca è che sono leggermente polverosi, quindi dovete ricordarvi di battere bene il pennello prima di applicare l'ombretto, però mi sembra davvero una palette fantastica. Erano i primi ombretti di Anastasia Beverly Hills che provavo e sono rimasta piacevolmente sorpresa. Vi ricordo che tutto quello che ho sul viso e tutto quello che vedete nel tutorial, compresi i pennelli e compreso tutto quanto, lo trovate scritto qui sotto nell'info box. Mi raccomando, non mi chiedete che cosa ho utilizzato, c'è tutto scritto qui sotto. Spero che il video vi piaccia e che il tutorial vi sia utile, vi lascio alla realizzazione. Iniziamo come ogni video correggendo le occhiaie, che lo so che non sembra dal video, ma nella realtà sono molto molto scure. Utilizzo il correttore di NARS Soft Matte Complete Concealer nel colore Vanilla, che è questo qui nel barattolino. Lo metto con il polpastrello direttamente sulla parte scura dell'occhiaia. Questo è solo il primo step per correggere l'occhiaia, perché dopo il fondotinta andremo a creare dei punti luce e andremo ad illuminarla. Sto testando questo nuovo correttore, non mi sembra affatto male, potrebbe essere un buon sostituto per il famosissimo correttore di Kryolan. Vi farò sapere, lo testerò meglio e vi farò sapere. Passiamo ora all'applicazione del fondotinta. Utilizzo il Wet n Wild Photo Focus Foundation nel colore Golden Beige. So che sembrerà molto più scuro del mio colore di pelle, è perché sul viso in realtà è così. Siccome sto utilizzando l'autoabbronzante per sembrare un minimo che sono stata in vacanza, anche se poi in realtà non è così. No, sto scherzando, però mi piace vedermi leggermente abbronzata in questo periodo, e siccome sfoglio tanto il mio viso, succede che poi il mio corpo rimane più scuro del mio viso, quindi devo utilizzare un fondotinta che all'apparenza è molto più scuro del mio colore appunto di pelle, però poi nella realtà è identico a quello del collo. Passiamo ora all'applicazione del secondo correttore che vi dicevo prima. Utilizzo il Maybelline Fit Me Concealer e lo metto per andare ad illuminare i punti centrali del viso e per coprire ancora di più l'occhiaia. Lo metto qui sopra lo zigomo, qui nella parte interna dell'occhio, leggermente sulla palpebra, un po' intorno al naso, al centro della fronte e sul mento. Fisso come al solito il viso con la cipria migliore di sempre, che è questa qui di Coty Spoon. L'acquisto su Amazon, me lo chiedete sempre in tantissimi su Instagram, io la trovo solo lì, non so se sia acquistabile anche su altri siti. Diamo un effetto abbronzato al viso con una terra aranciata. Questa qui è la terra di Bourjois, quella a forma di tavoletta di cioccolato. La metto come al solito all'attaccatura dei capelli, sullo zigomo e poi la sfumo verso il collo. Scorrendo
Scolpisco il viso con la terra più fredda dalla palette di Kat Von D Shade & Light. La metto esattamente dove ho messo l'altra terra, però rimango più concentrata qui sotto lo zigomo e all'attaccatura dei capelli. Mettiamo sugli zigomi un pizzico di blush, questo qui è di LA Girl e si chiama Just Blushing nel colore Just Playful. Questo blush è di un colore rosa antico, davvero carino. Se avete una pelle chiara, una carnagione medio chiara, vi starà benissimo. Come illuminante utilizzo il Master Chrome di Maybelline, questo qui è nel colore Molten Gold. Se vi ricordate, vi avevo detto che era troppo scuro per il mio colore di pelle, ma adesso che ho questa finta abbronzatura posso utilizzarlo ed è davvero un bel illuminante. Quindi se avete una carnagione tipo me adesso sarà un illuminante bellissimo, ancora più bello se ce l'avete ancora più scura. Realizzo le sopracciglia con il Brow Pot di Nabla, questo qui è nel colore Neptune. Utilizzo un pennello angolato, il migliore che io abbia trovato fino adesso è il 317 Wing Liner di Zoeva. Se cercate un pennello per le sopracciglia, credo che questo sia davvero fantastico. Passiamo finalmente alla protagonista di questo tutorial, cioè la palette di Anastasia Beverly Hills Soft Glam, che tra parentesi ho già sporcato, credo, con il correttore o con il fondotinta. La palette all'interno si presenta così e sembra davvero bellissima. C'è un pennellino in dotazione che non mi sembra granché, questa parte è più carina, quest'altra invece punge leggermente, non credo che utilizzerò questo pennello. Inizio prendendo il colore più chiaro opaco, che è questo qui, che si chiama Tempera, e lo metto sotto il sopracciglio e nella parte interna dell'occhio. Ora prendo il 224 di MAC e utilizzo Dusty Rose, questo bellissimo colore opaco, credo di transizione, vediamo quanto è scuro poi applicato. È leggermente polveroso, lo metto comunque nella piega dell'occhio, appunto come colore di transizione. Questi ombretti mi sembrano davvero, cioè non mi sembrano, sono davvero molto pigmentati, quindi attenzione quando ne prendete, poggiate appena il pennello, altrimenti scrivono tantissimo, magari non riuscite poi a sfumarli bene. Aggiungetene poco alla volta e sfumateli, poi lo riprendete e li risfumate. Ora con un pennello più preciso, questo è il Morphe M573, prendo Rustic, questo marrone in mezzo, e vado a scurire la piega dell'occhio, lo metto esattamente dove ho messo il rosa, ma questa volta rimango più precisa. Prendo nuovamente il pennello ampio di prima e lo stesso rosa di prima e passo su questo colore nella parte più esterna perché voglio che la sfumatura sia marrone e più rosina all'esterno. Con un pennello piccolino applico un mix di questi due colori nella parte inferiore dell'occhio, su tutta la lunghezza, lascio solamente l'angolino interno libero. Vedete, vado a connettere la sfumatura nella parte inferiore con quella nella parte superiore, in modo che il trucco sia tutto unito insieme e non si veda lo stacco tra la parte sopra e quella sotto. Con un pennello ancora più preciso scurisco ancora di più la piega dell'occhio con questo marrone qui che si chiama Cyprus Amber, spero si pronunci così. Anche questo è un po' polveroso, però sono sicura sarà molto scrivente. Su tutta la palpebra mobile voglio applicare questo bellissimo colore qui che si chiama Sultry e lo applico bagnato. Sono sicura sarà un ombretto bellissimo, anzi spero sarà bellissimo. Vediamo che cosa succede una volta applicato. L'ombretto che abbiamo appena messo trovo sia davvero bello e particolare, nella cialdina risulta più violetto, invece applicato sembra molto più marrone. Ora vado a prendere con un pennello angolato il nero nella palette e presso questo ombretto all'attaccatura delle ciglia superiori, questo perché poi vado a mettere un paio di ciglia finte e voglio mascherare leggermente la banda. In realtà potrei anche non mettere il nero, però voglio testare anche questo colore nella palette.
questo nero è davvero molto intenso e mi piace tantissimo, lo sto appena pressando e risulta molto molto intenso e molto nero, cosa che sembra scontata ma non è così, perché tanti neri una volta applicati sembrano grigietti. Applico sulle ciglia superiori il mascara e poi metto le ciglia finte di House of Lashes, le Iconic Light, che sono più leggere delle classiche Iconic. Ho messo il mascara anche sulle ciglia inferiori, completiamo il nostro look con le labbra. Siccome mi hanno mandato il rossetto di Charlotte Tilbury Pillow Talk, voglio provarlo abbinato alla matita, giusto per farvi capire quanto io ami e usi questa matita. Guardate che piccina che è diventata, devo ricomprarla. La metto su tutte le labbra e disegno il contorno. Ovviamente sopra ci mettiamo il rossetto, che è del colore perfetto per questa matita. Wow, penso che lo userò tantissimo, mi piace un sacco. Questo è tipo il mio nude perfetto. Cioè, potrei usare solo questo per il resto della mia vita, non è vero, sto scherzando. Però è davvero bellissimo. Penso che Pillow Talk sia uno dei nude più belli e che si adatti a più colori di pelle in assoluto. Mi piace tantissimo. Vaporizzo un pochino del Glow Setter di Glam Glow su tutto il viso, soprattutto per cercare di unire, oltre che per fissare il trucco, ma per cercare di unire tutte le polveri insieme alle creme. Questo è il trucco terminato, spero tanto che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se acquisterete questa palette, mi sembra davvero bellissima, secondo me la utilizzerò un sacco perché è tipo il mio trucco da tutti i giorni, è fatto con questi colori. Se il tutorial vi è piaciuto ricordatevi di spolliciare il video lì in su o di iscrivervi al canale. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!